Buona domenica a tutti, shopping anche di domenica. Sono stata da OVS e ho fatto un po' di shopping per il make-up e ho preso solo due prodotti, il solvente per unghie, il nail polish remover e il matitone 2 in 1 e shadow, il numero 02 Peach Perfect. Sono entrambi prodotti Essence, il matitone costa 3,59 € e invece il solvente 1,69 €. Sono stata anche da MediaWorld e mi sono sorpresa perché ora hanno i prodotti della Tescoma, alcuni. E ho preso il Tescoma Spargizucchero a velo della linea Delicata, questo è da 200 ml. Il prezzo dello spargizucchero è di 6,99 €. Io l'ho pagato 1,99 € perché avevo uno sconto di 5 € e devo dire che sono molto soddisfatta del mio acquisto domenicale. Facciamo questo video unboxing veloce, vediamo se riesco così. Allora, all'interno della confezione troviamo il barattolino. Abbiamo un coperchio e questo passino. È facile smontarlo e soprattutto utile perché così lo posso lavare. Sulla confezione è riportata la seguente dicitura: barattolo dotato di un coperchio trasparente che previene l'assorbimento dell'umidità, prodotto in plastica resistente e maglia in acciaio inossidabile di alta qualità. Il barattolo spargizucchero è facile da smontare per consentire una perfetta pulizia. Lava bene in lavastoviglie e garanzia 3 anni. Ottimo, io sono soddisfatta. Ora lo provo a lavare e vediamo come funziona. Contenitore lavato, facciamo una prova. Mettiamo dello zucchero a velo all'interno e anche un po' per terra. Vediamo, riempiendone un po'. Montiamolo. Ok, e vediamo se sparge bene. Perfetto, perfetto. Quindi adesso posso riporre lo zucchero che è all'interno della confezione, chiudendola e appunto riponendo il contenitore nella dispensa. Non avrò più in giro i bustoni di zucchero.